Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam from tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts, with fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in store or at hm.com. Allora, come magari molti sanno, spesso, quando mh, i cantanti, ma quando noi in generale ce la prendiamo in particolare su qualcosa, eh, su qualcuno, eh, c'è il nemico immaginario che non sai neanche con chi te la stai prendendo, ecco, ce la stiamo prendendo con noi stessi. Questa canzone di Beba con Samurai J mi sembra esattamente l'emblema di questo concept qui, ovvero mi sembra proprio un autodissing. Cioè Beba che ehm, ha proprio ehm, un, un grande... Cioè è proprio cringe Beba come cantante. Cioè ogni sua canzone attacca palesemente se stessa. È pazzesco questo fenomeno. Come non ci si rende conto. Io in una vecchia recensione di Come le storie eh, l'ho definita una canzone... Cioè proprio che poi lei quando rappa spacca, quindi quando fa queste cose un po' di meno. E questa canzone spacca, perché comunque è rap, lei dice la sua, lo dice con convinzione, però mi voglio soffermare su questo fatto dell'autodissing palese, palese verso di sé, perché lei penso che più cringe di lei non ci sia. E infatti no, te, la butta proprio, te la butta proprio lì, ho qui il testo. Eh, vuoi tutto ciò che non hai, tutta piena di like, che sì ma non ti piaci mai, questo è proprio, lo rivolge alla prossima, ma lo rivolge a se stessa, mi, mi sembra palesemente nei suoi confronti, eh, con, con i suoi complessi di interiorità, i suoi complessi a livello di, il fatto che non c'ha le tette e cazzi vari, infatti mi sono rifatta il senno, e quando fa queste uscite mi piace, eh, in cui ironizza un po' su se stessa, passi a fare storie quasi tutta la festa, quello che fa lei, in questi social ti hanno dato la testa. Eh, infatti, l'aveva detto anche nel pezzo precedente: i social mi fanno meno male che bene. Quindi, contro se stessa. Dai, va bene, non posso mentirti. Guardo ciò che fai senza seguirti. <ride> Proprio continua questa ondata. Stasera resto a casa se vuoi unirti. Così mi vedi appena sveglia, senza filtri. E quello che è ciò che fa sempre su Instagram. Sì, si mostra in ogni sua performance. Pensavo fosse odio, ma era lunedì, classico. Classico. Luogo comune, tutto il weekend a fare marketing che è quello che fa, eh, cioè spogliarsi. Eh, questo è il marketing. Il concept non bastano i seguaci per pagarti il fit. Eh, no, no, scusa, mo, guadagni da quello. Io dal flow, no, no, tu guadagni da quello. Teso il culo, eh, magari ti insegno come no. Mi sono rifatta il senno, ne vuoi un po'. Eh, so, questa cosa finale mi piace. Per il resto, autodissing. Samurai Jay non neanche lo conosco, cioè già solo che dice oh mio dio, qui siamo pazzi, voglio proprio vedere sto pazzoide, voglio proprio vederlo. Eh, nessuno può controllarmi, mi accorgo dal modo in cui mi guardi. Mi piace quando muovi il culo e porti i tacchi, insomma. Devo commentarlo? Devo proprio dire la mia. Adesso ogni influencer fa la DJ, l'ultimo pezzo fa uno spinge, fa la bella vita però finge. Io penso soltanto tu sia cringe, esattamente quello che io penso di te, Beba. Eh, quando facessi real talk, mi pare. Eh, prendesti un po' di rispetto, sai rappare per essere una donna, scusa il maschilismo, ma è così, è così, perché così è quello che pensa la gente, che io penso in maniera limitata, che se una persona sa rappare non importa il sesso, ma la gente pensa questo, perché se tu fai le stesse strofe eh, di una ragazza, non figa, eh, ecco, non è come Leslie, che rappa, la vedi come, come rappa un uomo e spacca e basta, beh, beh, è una che spacca perché è donna, Punto. Non c'è molto altro da dire, se fosse un uomo non sarebbe neanche presa in considerazione. Tutto qua. E, e quindi niente, sei molto cringe, beba. Complimenti per l'autodissing, spacca!